Vice Sindaco Frongia, 90 anni dell'Istituto Nazionale di Statistica. Roma e la splendida cornice del Vittoriano ospitano una commemorazione importante. Questi eventi raccontano anche la storia di Roma? Esatto, innanzitutto 90 anni portati benissimo, dobbiamo dirlo. Raccontano la storia d'Italia e raccontano la storia di Roma. Noi tra l'altro ospitiamo anche le sedi dell'Istat, ma soprattutto sono interessantissimi i dati che il Comune ha grazie all'Istat, proprio sulla sua popolazione. Quindi importantissimo per noi conoscere i dati della città e di ogni singolo municipio. In che modo si può favorire un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini per migliorare la conoscenza della statistica qui a Roma? La risposta è un po' banale ma non scontata. Dobbiamo partire, come stiamo facendo oggi, con i ragazzi, con i bambini. Cioè loro imparano la matematica, imparano a conoscere i numeri. Dobbiamo fargli capire che un giorno potranno utilizzare questi nomi anche per analizzare i fenomeni della società e quindi comprenderli meglio e dare la possibilità alle istituzioni e alla politica di fare meglio per il proprio territorio. C'è qualche esigenza particolare di informazione statistica che si può richiedere per la città di Roma? Guardi, devo dire che analizzando tutti i dati prodotti all'ultimo censimento, in particolare mi riferisco anche a quelli municipali, c'è una grandissima ricchezza. Sta a noi saperla e doverla sfruttare. Sicuramente sarebbe interessante avere anche informazioni aggiuntive sul patrimonio immobiliare dello sport, cioè gli impianti sportivi. Questo lo dico anche perché sono assessore allo sport. Grazie. A voi.